Buonasera da Emilio Palladino e Sandino Grelli. Benvenuti a questa puntata natalizia di Basilicata Sport. Cominciamo con il calcio a 5. In Serie C2 Real Maratea vince fuori casa in casa del Bene Futsal per 11-2, mentre la 3P, sempre fuori casa, a Tito, perde per 8-5. E il Nemoli, fantasticamente, vince per 9-8 per un soffio. Ma vediamo i risultati degli altri campionati. Chiudiamo con il calcetto e parliamo di calcio. In seconda divisione non si è disputata a causa del cattivo tempo Isolani di Matera, mentre il Melfi perde a Pomezia per 1-0. In Serie D invece pareggio esterno per il Pisticci, che contro la Fortis Murgia non va oltre lo 0-0. Sconfitta, ennesima sconfitta per il Francavillo, che contro la Capriatese perde 2-1. Nel campionato di eccellenza da segnalare la sconfitta pesante per il Potenza, che al Viviani perde per 4-1 contro la seconda in classifica. E in promozione da segnalare solo il recupero Reale Ersina Pignola, terminato con il punteggio di 0-0. Con il calcio è tutto. Poi non abbiamo più risultati perché sono no, i campionati, gli altri campionati sono fermi per la sosta natalizia. Bene, adesso facciamo un regalo agli amici ascoltatori di Basilicata Sport. Buonasera amici di Trichina TV e benvenuti alla prima puntata del Basilicata Sport. Cominciamo questa... Buonasera e benvenuti alla terza puntata di Basilicata Sport. Come al solito diamo uno sguardo prima al calcio a 5. Chiude il Genzano ancora con un solo punto. No. Ancora con un punto. Un solo non ci riesce all'unico. Sempre in G2, girone B, la 3P Vallenoce vince sul campo del Flor... Madonna... Ora diamo uno sguardo ai servizi. Cominciando dalla partita... In promozione, pareggio casalingo per 1-1 per il Lago Negro. Valgano Viggiano 2-2. Restano primi in classifica a 18 punti. Sempre più ultimi il Genzano con un solo un punto. Ma che cazzo di con un solo un punto? Sempre più ultimi con un solo punto. Nell'altro girone guida la classifica gli amici del Borgo. Dagli altri risultati. Rosario Limongi. Nell'eccellenza Lucano. Quando sono stato il predatore, per il tuo padre. Quando vuoi tutto. Vediamo il servizio preparato dal collega Domenico Candisani. Ma allora vedete lo stesso. Seconda divisione. Episcopia viene battuto per 3-0 dal Fratelli Caparo. È la puttana. Cioè, passiamo ora al calcio, cominciando a parlare della Serie D. Ecco i risultati. Sembra che se non gioca la mente. Vai. Abbiamo seguito la partita tra Soccer Lago Negro e Pollicoro.
Olico. In Serie D, importante. Ma non lo vedevo. Chiudiamo con il calcio e passiamo alla. Chiudiamo con il calcio e passiamo alla volley. Nella P2 maschile, la Nicodemo Lauria ritorna a Al volley. Chiudiamo ora con il calcio e passiamo alla volley. Al volley. Dando uno sguardo alla Serie D, dove continua il buon momento del Pesticci, che vince e avvicina... Mamma mia! Oh. Vai! Vai! Passiamo ora al calcio. E dando uno sguardo alla Serie D, avevo finito. Vai, una vai, vattene. No, vattene. Cavolo, esatto. Come devo? Ma questo palo sempre quando è così. In promozione continua il momento negativo del Lago Nero, che perde in casa per 3-2. Perché ha perso? Chiudiamo questo eccito. Non ne avevi visto uno prima, c'è uno chi è ghe. E lo procedi da dove? Lo procedi. Sei beccato. Potremmo registrare però. Un campionetto. Sì, registrava. Qualcuno che lo caccia. Ma cazzo ne è? Rossa, è porca vacca, ti rivendi anni. Aspetta, pia la caccia lì. Oh, ma è nata male! Oh, cacciami! E tu hai detto cacciallo! No! Andiamo a cacciare la vita, aspetta che sta leggendo. E passiamo ora al volley. Nella B2... No! Io ho diritto del cazzo, che è fatto? E passiamo ora al volley. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima... Diamo ora uno sguardo agli altri sport. Nella P2 maschile di volley, il Nicodemo Lauria non riesce a vincere contro il Trapani e viene battuto... Nella P2 maschile di volley, alla Nicodemo Lauria non riesce l'impresa di battere il Trapani e viene battuto per 3-2. E con questa sconfitta, nonostante questa sconfitta... Tra tutti spicca il successo del giovane centauro Lauriotto Domenico Papaleo. Centauro di Lauria. Tra tutti spicca il successo del giovane centauro Lauriotta Domenico Papaleo, della Loco Business. Della Loco Business. Importante giornata per il ciclocross. Domenica si... Nella B2 di volley di mannaggia, e alla Nicodemo Lauria non riesce l'impresa e viene battuta a Trapani per 3-2. Mannaggia di Lauria. Tra tutti spicca il successo del giovane centauro Lauriotto Domenico Papaleo della Loco Biker. E con questo è tutto, l'appuntamento con Basilicata Sport è per la settima. Due parole, ragazzi! È la settima puntata! Ora uno sguardo agli altri sport. Nella volley B2 maschili, al Nicodemo Lauria non riesce l'imbrisco. La volley B2 maschile, alla Nicodemo Lauria non riesce l'impresa e viene battuta per 3-2 a Trapani. Nonostante la sconfitta resta comunque seconda in classifica. Importante giornata per il ciclocross.
E maschile, alla Nicodemo Lauria non riesce l'imbrezza e viene battuta per 3-2-3. Giovane centauro Lauriotta, Domenico Papaleo, del Loco Biker. Ebbene, con questo è tutto, vi rimando all'appuntamento della settimana prossima con Domenica Sport. Con questo è tutto, vi rimando all'appuntamento della settimana prossima con Basilicata Sport. Grazie, arrivederci. Chiudiamo questa puntata con una notizia di automobilismo. Il pilota potentino Postiglione, a bordo della sua Porsche 997, ha vinto la... Chiudiamo questa puntata con una notizia di automobilismo. Chiudiamo questa puntata. Aspetta, stiamo parlando tutti. Il giovane potentino, ma no, perché il giovane? Sì, per vai. A bordo della sua Porsche 997 ha vinto la Porsche Race gara. Ma no, no! La Porsche. Ma che ci Postiglione faremo con campione. Perché... gara riservata agli 8. A chi? Ha vinto la Special Race Porsche. Gara valida. Vai. Ha vinto la Special Race Porsche. Il 8 classificato del campionato 2010 di Porsche. No. Maschili, spicca il settimo posto del giovane potentino Triano, del Shindai Kan Karate Club. E quindi cioè abbiamo finito, picca il settimo posto del giovane potentino Triano dello Shindai Kan Karate Club. E però anche ma no 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 dello Shindai Kan Karate Club. E anche per questo appuntamento è tutto, vi ridò, ma che vi ridò? Che il settimo posto del giovane potentino Triano, dello Shindai Kan Club Karate. Ma perché vai a scatto ogni tanto? Dello Shindai Kan Karate Club. E anche per ora... Cioè, non capisco qual è l'articolo. Tirone fa rima con campione e il giovane potentino... Aspetta, è lì che swabbo! Il giovane potentino della ST Box Potenza è il nuovo campione categoria Yacht del centro sud. Il boxer potentino... Il box ha buttato un gallo. Sì, ma... Nella box, il giovane potentino Nicola Tirone fa rima con campione. Non è il giovane potentino. Attenzione. No, c'è la battuta. Quale arrivo? Nella box. Ma ti sei messo da parte le camere! Nella box Nicola Tirone fa rima con un campione. Ecco la rigore. Di acqua lunga. Nella box Nicola Tirone fa rima con un campione. Il giovane campione potentino della ST Box Potenza è il nuovo campione di... Ma quando lo davi il rispondo? Eh!
farà questo? Ma che domanda fate già la vostra? Io, che già e ci va cavale, sapete? Nella bot, Nicola Tirone fa rima col campione. Il giovane potentino della... della vera buccia. Della vera buccia. Oh, è già! Allora... Nella box, Nicola Tirone fa rima col campione. Il giovane potentino della SB Box Potenza è il nuovo campione in categoria I del centro. Il boxer potentino... fa rima col campione. Nella box, Nicola Tirone. Eeeh, ho avuto la sfida. Siamo finale sempre tutti. Perché? Ma capite cosa sta a fare? No, voglio, mica, sono professionisti. Di far così. Nella box, Tirone fa... Vuoi pure nelle mutande. Tirone. Mi ci prendo la ragatina. Già. Free! 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 Nella box Nicola Tiro. Ma già, no. Perché? Why? Because? Campione categoria I, del centro sud. Il pugile potentino ha battuto la notizia del campione. Ah, perché? Quelli fallite queste. Nella box Nicola Tirone fa rima con campione. Il giovane potentino per la... Nella box Nicola Tirone fa rima con... Coccolino, non arriva mai al giovane potentino. Quando fa con la roba, ma che c'è a box? Non c'è a box? Nella box, Nicola Tirone fa rima con campione. Già posso è il nuovo campione di categoria aiuto del centro sud. Il pugile nella box Nicola Tirone fa rima con campione. Nella box Nicola Tirone fa riprese da 2 minuti. Dal 26 al 28 novembre si svolgerà il serving. Grazie a prestare. La box potenza è il nuovo campione di categoria youth del centro. Ma non mi dico. Chiata, tengo in giù, nella box Nicola Tirone è il nuovo... Nella box... della Pro Roma in 4 riprese da 2 minuti. Dal 26 al 28 novembre si svolgerà in serpente. No! No! Di tornare a vincere a livello nazionale. Bene, anche per oggi è tutto. L'appuntamento è per la settimana prossima. Arrivederci e grazie. La puntata è terminata. La redazione di Basilicata Sport vi augura buone feste. Auguri!